La prima manifestazione c'è stata fatta il 27 ottobre del 2004 a casa mia, signora, provoca l'educazione, è stata fatta a casa mia e la coppia che ha vinto all'epoca è stato De Luca Giovanna e Nevado Anna Maria, fu la prima coppia che vinse questo torneo. Salutiamo i nuovi concorrenti, che quest'anno ne sono diversi, e per i nuovi concorrenti faremo una spiegazione velocissima di come si svolgerà il torneo, per avere un'idea di come andranno le cose. Ci saranno 10 smazzate nella prima fase e 10 smazzate nella seconda fase. Per ogni smazzata le coppie verranno divise in 5 coppie cartari e 5 coppie prima mano. Le coppie cartari si confronteranno con se stesse, nel senso che i punteggi che loro otterranno si vede chi ha fatto più punti fino a scalare a chi ha fatto il minor risultato. Alla coppia che ha fatto più punti prenderà 5 punti in classifica, poi 4, 3, 2 e 1. Vi voglio ribadire che fare 0 punti in una smazzata non significa che quella partita è andata male, come farne 6 non significa che in quella partita voi siete stati più bravi, perché può darsi che gli altri giocatori con le stesse carte hanno fatto più punti di voi o meno punti di voi. Quindi voi non potrete mai stabilire se quella smazzata è andata bene o non è andata bene, perché voi non avete i parametri di riferimento per poterlo sapere. Quindi non vi dovete scoraggiare, né vi dovete saltare nel caso dei 6 punti, né vi dovete scoraggiare nel caso dei 0 punti. Iniziamo con le raccomandazioni. L'anno scorso, grazie a Enzo, abbiamo risolto 2 problemi di alcuni errori fatti dalle coppie cartaree. Quest'anno abbiamo deciso che qualsiasi errore della coppia cartara vale 5 punti in classifica. Quindi significa che il torneo è bruciato. Quindi la coppia cartara che deve distribuire le carte e le deve riordinare deve avere la massima accortezza, perché non mettere le carte bene a posto significa falsare quella cartella e non va bene. Quindi sono 5 punti e non si accettano né critiche e né scusanti. Se vediamo che un bollino rosso o bianco è stato messo in un posto sbagliato, alla coppia precedente che l'ha messa a posto verranno decurtati 5 punti in classifica. Potete fare il corso al tale sempre per la coppia cartara. Quando si mettono le carte a posto sotto al mazzetto non ci deve essere né una carta di denaro, né un 6 e né un 7, chiaro? Perché si può, volontariamente, quando si distribuiscono le carte, è facile poter vedere l'ultima carta che sta sotto. Quindi una carta di denari può falsare un gioco, un 6 può falsare un gioco, il 7 può falsare un gioco. Durante la partita non sono previsti commenti, nessun movimento, nessun tipo di gesto, se ha provato o meno la giocata del proprio compagno. Quando è finita la partita, vi dici di tutto quello che volete, né bene e né male. Di tutti a capire, alla fuori però. Ora, quest'anno avremo una sorpresa per i 10 anni del torneo. Questa sorpresa ci è stata regalata dall'associazione Axman, che sono quelli che permettono che noi veniamo qua a giocare, che cucinano e che fanno. Per i nostri 10 anni hanno voluto fare una lieta sorpresa. E poi vedremo dopo. Adesso procederemo al sorteggio delle coppie. Mi raccomando, sia per quello che è più bravo che quello che è meno bravo, non vi condizionate, è una serata per stare insieme e per divertirci. Quindi i più bravi state calmi, i meno bravi giocate liberi, perché non succede niente, una medaglia sempre ve la portate. C'è chi dice che le coppe sono un guaio perché fanno polvere, quindi vedete voi. Allora,
procediamo al sorteggio della coppia. La coppia A. Barbarisi Carmen. E scusa Carmen, quando verrete chiamati per fare la coppia dovete versare la quota di euro 25 a persona. E Cuomo Rosaria. Chi è Cuomo Rosaria? Cuomo Rosaria. Si chiama Cuomo, non ognuno. Ah, Dio, Riccardo, vieni. Vabbè, mettiamo la consegna. Levano Anna Maria. Pronto, ce l'ha l'altra Anna Maria. Levano Anna Maria. E cambia Anna Maria. Le cambia Anna Maria. Le cambia Anna Maria insieme. Auletta Vincenzo, forza Auletta, usa. E non la Carla. Non la Carla. Del vecchio Maria. Del vecchio Maria. Del vecchio Maria. Ma non sta vicino allo scusso non è. La Rosa Antonio. E Cenerazzo Assunta. Cenerazzo Assunta. Buonocore Renato. Buonocore Renato. Vuoi dire buono? Laoz Michela. Laoz Michela. Cercarelli Pierina. Palompa Antonio. Palompa Antonio. Palompa, vieni. Porti sopra. Giafullo Maria. Giafullo Maria. Bernardo Nunzio. Bernardo Nunzio. Capurro Carmela. La lettera I. Chiacchio Carmela. Perché lui torna. Sì, no. No, ma non c'è lettera I. Lettera I. Barbuto Luigi. Barbuto Luigi. Del vecchio rosa. Cinco. Tavolo 3, lettera D, contro
Allora, cartalo è giallo. Tutte dopo, quando avete finito, contate pure. Tutte le carte gialle vanno messe insieme. Lettera di cartara. Siete voi cartara. Prima mano. Prima mano. Seconda mano. Terza mano. Quattro carte a terra. E aspettate me che domani. Come fate a dire quattro? Certo. Non mi ricordo. Come fate? Noi guardiamo 5 punti, accanto a 5 punti. Giallo, azzurro. Giallo, azzurro e bianco. Dovete aspettare? Aspettare la mia carta. Prima la seconda, terza. Inizia. Dovete aspettare mia. Carte ordine.
sono quattro punti. Quattro punti? Sta davvero proprio la primiera, poi c'è di quattro. Sì, è nostra la primiera. Questa è quella, ha con due si pare. Questo è il soffritto per la pasta e patata. Mentre lei sta facendo i friarielli. Prima mano, seconda mano, terza mano.
stasera che decidiamo ci accompagnerà la Fabricata con delle canzoni napoletane guardi che c'è sto peperoncino al tavolo, eh? Sì. E dove stanno? Yes.
Signora,
Il secondo 64, il terzo
terza 63. Quindi per la prima volta quest'anno tre coppie, tutte e tre là. Poi dopo ognuno, che non ha fatto, che l'ha pigliata, non c'è. E via dicendo. Vi volevo dire l'ultima cosa, forse quest'anno, forse, non è detto, ci sarà un torneo straordinario, però vi terremo poi informati su questa cosa, verso maggio-giugno, perché c'è un evento un po' particolare e forse faremo un torneo straordinario. Andiamo avanti. Passiamo alla relazione. Alle dolenti no. Andiamo a dire. Al decimo posto. È una coppia che non vorrei chiamare. Per un semplice motivo, che ho paura che dopo possa succedere qualcosa di serio. Però purtroppo la sportività mi induce a dover chiamarla lo stesso. 40 punti. La coppia di D'Ambrosio Generazzo. Prego. Allora, hanno venuto lo stesso Maria, è qua, vieni qua, guarda Rosaria di uomo.
Vai, uno, due. Alza la testa. Va bene. Deve passare. C'era stata una partita dove due coppie non sapevano, non ricordavano bene il punteggio. Chi diceva che c'erano state due scope, chi diceva che c'era una. Ai fini pratici della classifica non ha modificato nulla, quindi è un risultato che non ha pesato né per l'uno né per l'altro. Andiamo avanti. Al settimo posto, 50 punti. Penso che è venuto il momento di chiamarla. Vitale Angarano. Venite, venite. E adesso siamo in zona coppe.
Sicuro che lei. Una donna a 63. La prima fase è arrivata prima, ma è arrivata pure con due punti di distacco. Ha fatto un girone di prima fase veramente eccezionale. Nella seconda fase si è persa un po' e ha perso il primato. Ma la prima fase ha stravinto, nonostante due punti dalla seconda. Forse ha pagato anche il fatto che era nella prima volta. La coppia Chiacchio Capurro, 63 punti. Eravamo arrivati in prima. Dopo la foto, mettetemi là dopo la foto. Sì. Allora, la medaglia alla coppa si spegne. Come è successo? No, non ho fatto la coppa. Allora, la doppia terza classificata ha fatto 63 punti. Abbiamo detto che 63, 64 e 65. Quindi due punti hanno determinato tutto. Peccato loro, perché in prima fase avevano due punti di vantaggio. Al secondo posto, 64 punti, la coppia Barbuto del Vecchio. Fate la foto e mettetevi di là. Al primo posto 65 punti la coppia Lettera E, Buono Cuore Renato Maus. Non dico io.